Ciao dolcezze ed eccomi qui con un nuovo video. Oggi vi parlerò e vi farò vedere il contenuto della Glossy Box di aprile. Devo ammettere che ci ho già sbirciato dentro, quindi il contenuto già lo conosco, però adesso la riapro insieme a voi. All'interno c'è la cartolina di Glossy Box, poi uno sconto di 10 euro per il sito Zalando, ecco qua, e poi alcuni Deplian pubblicitari ovviamente dei prodotti che contiene la Glossy Box questo mese. Allora, la prima marca è questa qui e la seconda è questa. Ok, ora vi faccio vedere il contenuto. Il primo prodotto che vi faccio vedere, nonché il mio preferito, è il Lip Gloss di Illa Masca, eccolo qua. Allora, ha una scadenza dall'apertura di 9 mesi e il prodotto è da 7 ml. Ve lo faccio vedere da vicino. È questo qua. È un rosa scuro intenso, molto molto bello, e si chiama Femme. L'applicatore è fatto così, quindi molto molto comodo, e il colore è questo. È un rosa veramente molto intenso, come vi ho già detto prima. Ovviamente si può usare da solo questo lip gloss, ma si può utilizzare anche sopra i rossetti per dargli un effetto glossy in più, ed è veramente un colore stupendo. Ora vi faccio vedere il secondo prodotto, ed è una matita nera di Dinamica, eccola qua. Vi faccio vedere anche il tratto com'è, ecco qua, è un nero molto molto intenso. Soltanto, non so se riuscite a vedere, la punta di questa matita non è morbida, quindi per fare un tratto netto, deciso e molto molto intenso bisogna calcare molto delicatamente, quindi vi consiglio soprattutto di non applicarla all'interno dell'occhio. Posso farvi vedere il terzo prodotto, che vabbè, sono due prodotti in uno, eccoli qua. Allora, sono appunto di questa marca, ecco qui. Allora, la prima è una crema doccia da 50 ml e la scadenza d'apertura è di 6 mesi. Ha un profumo buonissimo, si sente proprio il sandalo, è veramente molto molto buona, eccola qua. Questo doccia schiuma, ve lo faccio vedere da vicino anche se non si leggerà niente, è sempre da 50 ml, la scadenza dall'apertura è sempre di 6 mesi. Un profumo veramente fresco estivo, perché appunto è alla menta e al lime ed è veramente buonissimo. Mi sono piaciuti tantissimo questi due prodotti. Poi il quarto prodotto è un deodorante roll-on di questa marca qui, e il profumo anche di questo deodorante è veramente veramente buono, fresco, sa di pulito. È da 75 ml e la scadenza d'apertura è di 12 mesi. L'ultimo prodotto di questa Glossy Box è una crema corpo intensiva per la notte, snellente, rimodellante e rassodante, eccola qua. È abbastanza grande e ce n'è tantissima, è da 200 ml e la scadenza d'apertura è di 12 mesi. Ovviamente la proverò, e già da stasera magari, e vi farò sapere comunque più avanti. Vi farò anche una recensione sul blog dedicata al gloss di Illa Masca, sono molto molto curiosa di provarlo e vi farò sapere la durata. Questo è tutto dolcezze, in un commentino come sempre fatemi sapere cosa ne pensate. Se anche voi avete la Glossy Box di aprile, magari ditemi cosa avete trovato all'interno, se avete già provato questi prodotti oppure se li state provando adesso, insomma, ditemi un po' cosa ne pensate. Io ringrazio il team della Glossy Box per avermi inviato quella di aprile, veramente grazie di cuore, il contenuto mi piace tantissimo e non vedo l'ora di provare tutti i prodotti. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacione, ciao!